Scendiamo in piazza perché il governo Draghi e la sua schiera di tecnocrati ha annichilito il Parlamento, praticamente non c'è più argine alle loro politiche di impoverimento e di distruzione del tessuto sociale, e allora noi cerchiamo di ripartire dalle piazze per costruire invece un'alternativa che sappia tornare a parlare di Costituzione, diritti, inclusione, giustizia sociale, democrazia, pacifismo e soprattutto ripartire anche dal diritto al lavoro, che è stato massacrato in nome di politiche pseudosanitarie che in realtà non avevano nulla di sanitario. Visto che in Parlamento c'è poco spazio ormai per parlare di queste cose, perché c'è una maggioranza bulgara che annulla ogni forma di contraddittorio, noi cerchiamo di ripartire dalle piazze per costruire qualcosa che possa regalare, ricostruire un paese e regalare di nuovo a questo paese una guida che sappia fare gli interessi dei cittadini. Tutto il resto d'Europa e del mondo, se ne dire, è già tornato alla normalità. Questo paese invece ancora tutto il mese di aprile costringerà milioni di lavoratori a fare un tampone ogni 48 ore per guadagnarsi il pane. Sarà ancora necessario avere il super green pass per poter mangiare in un ristorante al chiuso e addirittura ci sarà un obbligo vaccinale fino a fine anno, occhio, fino al 31-12 per i sanitari, i quali senza vaccino non potranno lavorare. Allora, di fronte a tutto questo è evidente che siamo in presenza di politiche totalmente scollegate dalla logica sanitaria, che sono solo finalizzate a rafforzare un controllo sociale sulla popolazione e a fare macelleria sociale occulta, quindi cancellando e privando milioni di cittadini dei loro diritti. È evidente che tutto il resto d'Europa ha già voltato pagina, l'Italia ancora è ostaggio di questa corte di tecnocrati che vuole cancellare i nostri diritti.